Ciao a tutti, siamo in un luogo meraviglioso della Puglia, al cospetto di quella che viene chiamata la perla della Puglia. E qui riflettevo su una storiella che a me piace veramente molto. E c'è un passante che incontra uno spaccapietre. È stanco questo spaccapietre e allora il passante gli chiede perché sei stanco, che cosa stai facendo? E lui gli risponde: spacco le pietre tutto il giorno e sono veramente stremato dalla fatica. E poi il passante continua, cammina e incontra un altro spaccapietre e gli chiede: che cosa stai facendo? Lui gli risponde: sono qui perché devo lavorare per portare il pane a casa. E anche questo spaccapietre è molto stanco. Camminando, il passante incontra un altro spaccapietre. Questa volta è felice, e incontra un uomo solare, nonostante la fatica, e gli domanda: che cosa stai facendo? E questo spaccapietre gli risponde: sono felice perché sto costruendo una cattedrale. Questo racconto è molto bello perché ci insegna che è il nostro modo di vedere le cose che ci fa affrontare positivamente tutto quello che ci accade ogni giorno, anche quello che facciamo nella nostra routine, quello che facciamo può essere il nostro lavoro, può essere lo studio. E se noi affrontiamo la nostra vita come se stessimo soltanto spaccando delle pietre, sentiremmo sempre la fatica di quello che facciamo. Se invece diamo il senso profondo a tutto quello che facciamo e crediamo in quello che facciamo, la nostra vita sarà bellissima perché siamo sempre consapevoli che non stiamo facendo altro che costruire una maestosa cattedrale. E vi saluto, ci rivediamo nel prossimo racconto e buona settimana a tutti.